Uomini e donne, Soleil, nuovo pesante attacco, la reazione di Sorghe è da applausi. Uomini e donne, Soleil e Marco Cartasegna, la vacanza spagnola prosegue, ma arrivano nuovi attacchi a Soleil che replica. Non si è ancora del tutto placata la polemica attorno all'affaire Luca Onestini, Marco Cartasegna, Soleil Sorghe e, il secondo triangolo rovente creatosi attorno al grande fratello VIP, il primo è decisamente quello che sta coinvolgendo Cecilia Ignazio Monti. L'ex di Onestini è ormai migrata verso altri lidi d'amore, quelli che l'hanno portata nelle braccia dell'altro tronista, Cartasegna appunto. Tuttavia, il fatto che i due nuovi piccioncini siano usciti allo scoperto e abbiano deciso di non nascondersi più, tanto da pubblicare foto assieme sui social, da molti fan non è ancora stato digerito. Così gli attacchi per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono quasi all'ordine del giorno. L'ultimo è stato piuttosto pesante. Soleil ha dunque voluto intervenire in prima persona. Mare, passeggiate a cavallo e fantastici panorami dell'Andalusia, le vacanze spagnole di Marco e Soleil stanno trascorrendo a gonfie vele tra svago, esperienze e buon cibo iberico, le stories di Instagram dei due mostrano sempre dei succulenti pranzetti. Peccato che qualcuno non si sia ancora fatto una ragione del fatto che la Sorghe abbia troncato con Onestini e sia poi migrata nelle braccia di Cartasegna. L'ultimo affondo sui social da parte degli scontenti ha apostrofato l'italo-americana come una vigliacca deludente. La replica della diretta interessata non si è fatta attendere, ma perché cosa? Al commento ha fatto seguire due faccine ridenti, come a dire, facciamoci una risata su queste calunnie e non perdiamo altro tempo. Anche perché la ragazza, ha sempre sostenuto che sia stato Luca a creare un teatrino e non lei. Andiamo a scoprire qualcosa in più. Uomini e donne, Luca e Soleil, chi ha lasciato chi? Sembra paradossale, ma uno dei misteri dell'ex coppia interessa questa domanda, alla fine, chi ha lasciato chi? Luca avrebbe deciso di lasciare Soleil dentro la casa del grande fratello VIP, senza che lei ne fosse al corrente. Una volta capita la tattica del tronista, la Sorghe avrebbe reagito, capovolgendo la situazione. E quanto scrive un utente di Instagram. Ma ciò che più conta è che Soleil, rispondendo a questo intervento, ha sottoscritto la ricostruzione qualche giorno fa con queste parole: per qualche motivo questa cosa non la comprendono in molti. L'acquerello si è ormai trasformata in un rompicapo, dove non si riesce più a capire chi avrebbe fatto la prima mossa e chi quella successiva. Ma una cosa pare emergere sempre più nitida, qualcuno già sapeva che ci sarebbe stata una burrasca programmata. Resta da capire chi.